all'inizio degli anni 2000, diciamo così, l'incontro tra alcune persone ha messo in essere la voglia di creare un'associazione sportiva, perché le persone adulte che risiedono presso l'Istituto dei Ragazzi potessero avere, oltre agli allenamenti, alle attività motorie durante la settimana, delle occasioni di incontrare altre associazioni sportive. E quindi da lì è nato, diciamo così, un gruppo che si chiama All Stars Arezzo. La prima di questo gruppo, perché sono tre associazioni, è un'associazione sportiva dilettantistica. Il Parco Avventura, come tutti i parchi, presenta delle difficoltà motorie, anche fisiologiche, no? La salita. Molti bambini non sono più abituati a camminare in dei terreni non pianeggianti, diciamo, non comodi. Attraverso il bosco poi si passa da una parte all'altra del Parco Avventura, ci sono delle aree anche molto silenziose appunto, dove noi ci proponiamo delle letture durante le animazioni che rendono così molto colorato e molto differente quella che è la proposta che si può vivere. Questa giornata è stata pensata per coinvolgere le famiglie della città, dei paesi più vicino alla località dei Ragazzi, con l'intenzione appunto di avvicinare i bambini, i nonni, le famiglie allargate, proprio per poterle appunto coinvolgere le nostre attività, che sono di laboratorio di musica, di lettura, uscite, passeggiate nel bosco, alla scoperta appunto della natura e il nuovo modo anche di stare insieme. Le attività che noi offriamo sono appunto il laboratorio di musica, l'attività del socializziamo che appunto prevede delle uscite, progetta delle uscite per i bambini insieme alle famiglie, per scegliere luoghi sempre diversi, nuovi e poter partecipare alle iniziative che il nostro territorio offre. Poi noi c'è la volontà anche di accogliere richieste da parte delle famiglie, quindi potersi anche adattare le loro richieste, le loro esigenze, sia per i bambini più piccoli che per quelli più grandi. Quindi l'estate, la possibilità quindi di partecipare anche all'animazione.